Ciao ragazze, anche voi quest'oggi avete solo 10 minuti di tempo libero e di uscire senza trucco non se ne parla perché, oh mio Dio, bene, allora questo è il tutorial che fa per voi. Ho la faccia completamente distrutta perché sono leggermente influenzata in fase di ripresa e ho pensato di condividere con voi questo trucco velocissimo e semplicissimo. 10 minuti, minima spesa, massima resa. Cominciamo subito. Allora, innanzitutto io chiaramente mi sono già occupata di lavare il viso e di idratarlo con una crema idratante. Adesso bagno la spugnettina per il fondotinta con del tonico. Vabbè, io sto usando della normalissima acqua di rose da supermercato, niente di eccezionale. Fondotinta, in realtà questa è più una crema colorata, quindi l'applico sulla mano. E poi la picchietto sul viso, molto molto velocemente. Ok, per questa operazione ci abbiamo messo più o meno 2 minuti. Adesso imperfezioni, prendiamo il nostro solito correttore. Io sto usando oggi la luce, l'ho messa a mezzo. Vabbè, questo della Rimmel lo sto finendo. Lo applico molto velocemente con il pennellino. Lo stendo con il dito, con il polpastrello. Tamponando nella parte dove mi serve più coprenza e sfumandolo verso la parte dove non mi serve. Lo aggiungo sulle altre imperfezioni del viso. Fisso il tutto con della cipria. Io in questo periodo sto utilizzando questa cipria traslucida di Essence, questa polverina bianca che in realtà sembra quasi del borotalco. Ne metto un po' nel tappo e poi e vai! Polvere ovunque. Ok, e fisso il fondotinta e il correttore. Questa cipria traslucida di Essence mi piacicchia, nel senso che non è molto fine, quindi se non si stende bene o se se ne mette troppa fa effetto viso di sabbia, cioè si vede proprio la polvere. Però è buona per quanto riguarda le pelli lucide, insomma, mi permette di non essere lucida per un tot di ore dopo l'applicazione. Io che ho la pelle molto grassa nella zona T, sono sempre untina, mi ci trovo bene. Sicuramente spendendo qualcosina in più è possibile avere qualcosa con una resa migliore. Sempre per quanto riguarda il viso, facciamo che occuparci dell'ultimo. L'ultima parte che è un contouring velocissimo, potete scegliere di usare il blush o la terra. Io uso la terra perché si sposa bene con il mio colorito che ha ancora un qualcosina di estivo, ancora qualche residuo di abbronzatura, riusciamo a tenerlo su. Ok, ci siamo occupate della base. Vi ho promesso un trucco in 10 minuti, questa parte del trucco ne ha impiegati circa 4, quindi ce ne rimangono 6 per occhi e labbra. Per gli occhi ci serve, in buona sostanza, una matita colorata, possibilmente non nera perché ci complica un po' la vita. Io vabbè, l'ho scelta in questo caso marrone,
Questa della Rivelle, la numero 18 è. Poi ci serve un ombretto che sia il più possibile simile al colore della matita. Io prenderò il marrone da questa palette dell'Astra, che è la numero 4, questa con tutti i marroni e con i dorati. Poi ci servirà un mascara che potete scegliere nero o del colore che preferite. Io per abbinarlo ho preso questo marrone. E fondamentalmente due pennelli, uno angolato e uno per applicare il fondotinta, sì, il fondotinta, per applicare l'ombretto in maniera molto leggera, però adesso vi spiego. Chiaramente prima passiamo un velo di primer velocemente sulle palpebre. Ci aiuta chiaramente sia per la resa del trucco e sia per uniformare e rendere un po' più sano il colorito delle nostre palpebre. Ombretto. Allora, prendiamo l'ombretto appunto del colore della matita e lo stendiamo su tutta la palpebra mobile. Fino alla piega. Dopo che abbiamo steso l'ombretto su tutta la palpebra mobile fino alla piega, non troppo perché poi ci andiamo a complicare la vita, prendiamo la nostra matita che deve essere abbastanza temperata e tracciamo senza farci troppi problemi una linea all'attaccatura delle ciglia. Che sia spessa ma non troppo, cioè in modo che sia visibile ma non sia pesante. Anche con la matita non andiamo troppo all'esterno. Non ci complichiamo la vita. Con la stessa matita passiamo nella rima inferiore dell'occhio, calcando un po' di più all'attaccatura delle ciglia inferiori. Vi ho fatto mettere l'ombretto di un colore il più possibile simile a quello della matita per avere la scusa di non essere precise. Nel senso che adesso con il pennellino angolato andiamo a sfumare la matita, ma non avendo appunto, non creando troppo contrasto con l'ombretto, l'abbiamo passata senza problemi, abbastanza a caso, ma non si noterà. Perché appunto non sarà proprio visibilmente netto lo stacco tra la nostra palpebra e la matita. Quello che ci aiuta a far sì che il trucco sembri più elaborato di quanto in realtà non sia, è appunto il passaggio con il pennello angolato, perché tiriamo leggermente il colore verso l'esterno e verso l'alto. Adesso vabbè, io ho esagerato, come al solito mio. Perfetto. Non so se si vede. Stessa cosa dall'altro lato. Tiriamo il colore. Quando abbiamo finito di sfumare la matita e tirare il colore verso l'esterno, sempre con lo stesso pennellino e lo stesso ombretto che abbiamo usato come base, sfumiamo leggermente la matita sotto l'occhio.
In questo modo creiamo l'ombra sotto e impediamo alla matita di sciogliersi inesorabilmente. Con gli ultimi 2 minuti, anzi con l'ultimo minuto scarso che ci resta, ci occupiamo del mascara e delle labbra. Mascara, appunto, io ho scelto questo marrone. Labbra, molto pratico, un prodotto con cui mi sto trovando bene e che personalmente mi piace, il pennarello per le labbra, questo è della Revlon, The Smitten, ed è Passion, è un fucsia, ha la parte con il pennarello, la punta con il pennarello e la parte con il balsamo labbra, quindi è un prodotto unico, che ha la funzione di colorare e idratare le labbra ed è molto pratico. La punta ci aiuta a delineare, essendo rigida, il contorno delle labbra. Aspettiamo 2 secondi, due che si asciughi, poi giriamo il nostro pennarello. Balsamo labbra. Un consiglio, abbiamo già sforato probabilmente sui 10 minuti, già di un minutino, se avete un prodotto come questo che il gel trasparente per le ciglia e le sopracciglia, è un prodotto anche questo molto pratico e molto veloce per mettere a posto le sopracciglia quando non abbiamo tempo da dedicarvi. 10 minuti, minuto più minuto, minuto meno, minuto più probabilmente. Il trucco è completo, non è eccessivo. È un trucco da giorno che può diventare un trucco da sera con le matite magari un po' più con colori un po' più accesi. Tutto qui. Vi ringrazio di avermi seguito. Adesso scappo perché è tardissimo. Un bacio e al prossimo video!